tutto pronto per Italia-Cile di Coppa Davis, sfida valida per i playoff del World Group 2013, la Serie A del tennis mondiale. Si giocherà dal 14 al 16 settembre nell'arena del tennis appositamente costruita alla Rotonda Diaz, che potrà ospitare circa 4.000 spettatori. Questa mattina la presentazione col sindaco De Magistris, il presidente del Tennis Club Napoli Luca Serra, il presidente del comitato Coppa Davis Napoli 2012 Giampaolo Leonetti e Potito Starace. Siamo molto orgogliosi perché è un altro evento importante, lo annunciamo oggi in pieno World Urban Forum, segno che lo sport unisce i popoli sui valori importanti come quelli della solidarietà e dell'etica. Che c'è un grandissimo impegno su queste cose non economico e questo è un altro motivo di grande soddisfazione. Noi facciamo un evento così importante sostanzialmente quasi a costo zero. Le risorse noi cerchiamo di destinarle, quelle poche che abbiamo, per i servizi e per le fasce più deboli della nostra città. Ci aspettiamo un ritorno economico come sta avvenendo con il World Urban Forum con oltre 10.000 delegati. Qualcuno pensava che con l'America's Cup finiva tutto, invece c'è una quotidianità e stiamo avendo soprattutto un grande riscontro della attendibilità della nostra città in termini di capacità anche organizzative. Voglio ringraziare a questo proposito il Circolo del Tennis, abbiamo lavorato molto bene insieme. Al termine della conferenza stampa il campo è stato benedetto dal cardinale di Napoli Crescenzio Sepe. Attorno all'arena del tennis sarà inoltre allestito un villaggio di circa 10.000 metri quadrati con 50 stand espositivi delle aziende che hanno supportato l'evento. Sino a venerdì 7 saranno in vendita gli abbonamenti per i tre giorni della sfida da 60 e 90 euro, mentre successivamente verranno messi in vendita i biglietti per le singole giornate. Tutto questo è stato possibile grazie alla perfetta sintonia con l'amministrazione comunale. Il sindaco dal primo momento si è speso in prima persona per la riuscita di questa assegnazione della Coppa Davis a Napoli insieme ad altre forze imprenditoriali che ci hanno sostenuto in questa dimostrazione di fiducia nell'organizzazione di grandi eventi.